Vai. Con il mister Alessandro Riso, a termine della seconda gara consecutiva, 6 punti, sicuramente un sorriso, anche se non me lo fai a 30 dei denti. Sì, buonasera a tutti, sono soddisfatto del risultato, un po' meno del primo tempo, dove dobbiamo lavorare un po' sul gioco, in costruzione, sul giocare un po' più di squadra, però prendiamo 6 punti e ce le portiamo a casa. Non è, Alessandro, che i tuoi ragazzi inconsciamente, avendo visto che sabato scorso hanno perso 10-0, la posa ha pesa un pochino anche nel suo io, anche se poi volevano non essere così, hanno lasciato un po' a desiderare in qualche circostanza. Questo capita e sono un po' le partite più difficoltose a livello mentale per questo, però una grande squadra le chiude il primo tempo. Noi potenzialmente lo siamo, ma dobbiamo ancora diventarlo. Soddisfatto, inutile che te lo chieda, abbiamo già parlato mercoledì scorso, ora siamo qui, ho visto una squadra però che veramente si trova a meraviglia, nonostante che sia un po' fuori ogni tanto qualche allenamento, perché sei impegnato in quelli di Pistoia per prendere il patentino di licenza UEFA. No, ragazzi di qualità, nel senso la rosa è molto buona, sono contento di ciò che abbiamo costruito, chiaro che c'è molto da lavorare, però abbiamo iniziato come non mai una stagione, cioè con 6 punti in 2 partite, e non so da quanti anni non si verificava questo, quindi siamo soddisfatti. Sabato prossimo c'è l'atteso primo derby regionale della stagione contro il Prato, cosa conosci? Anche loro. Te conosci tutto. Sì, conosco bene, oggi hanno fatto un risultatone perché sono andato nel campo del Bologna a pareggiare. BFC, come si chiama? 1909. È proprio il Bologna del calcio a 5, quindi hanno fatto un grandissimo risultato contro una delle due che poi è data favorita alla vittoria del campionato. Sì, ma era l'Interregio, se non vado errato. Esatto, esatto, questi sono quello che dicono gli addetti ai lavori. Noi rispettiamo il parere e siamo consci che il Prato ha fatto il risultatone. Ora noi andiamo lì, c'è da prepararla bene in settimana e lo faremo. Alessandro, noi ci vediamo mercoledì prossimo? Ci vediamo mercoledì. Il giorno libero No, guarda, il patentino è una settimana sì, una settimana no, quindi questa settimana ce l'avrò tutta libera. Ecco, allora ci sentiamo a iniziare da domani, io ti romperò sempre le scatole. Certo, grazie, buona serata a tutti. Complimenti ancora una volta. Grazie mille.